Venditalia 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Bianchi Industry, proprietaria del marchio Bianchi Vending, tra le aziende più conosciute al mondo per la produzione di distributori automatici, e siamo in compagnia di Angelo Maria Trapletti, il direttore commerciale dell'azienda. Ciao Angelo e bentornato. Ciao Fabio, grazie ancora di essere qui con noi e darci la possibilità, come sempre, di poter condividere le grandi novità dell'esibizione della Fiera Venditalia 2024 anche con chi non ha avuto l'opportunità di raggiungerci qui fisicamente. Siamo entrambi molto stanchi perché ormai ci troviamo al quarto giorno, tu hai un volto praticamente sconvolto, io direi non da meno, per via delle tante interviste nel mio caso realizzate e nel tuo caso le tante spiegazioni fatte a coloro che desideravano averne da voi e da te, da tutto il personale Bianchi Vending. E allora presentiamo a tutti loro quelle che sono le novità che voi avete presentato in questa occasione. Come ben sai, la Bianchi Vending si è sempre distinta per l'innovazione. Abbiamo sempre cercato di portare sul mercato delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti per dare l'occasione ai nostri clienti, quindi ai gestori, di poter raggiungere ogni necessità dei consumatori, che diventano sempre più esigenti e comunque in linea con quelle che sono le dinamiche di mercato di oggi. Bianchi Vending presenta qui oggi un progetto legato alla sostenibilità, così come in linea alle necessità dell'ambiente, ma non solo, anche sociale e di governance, portando una serie di innovazioni già direttamente in produzione. Abbiamo investito negli ultimi anni, soprattutto dal 2020 ad oggi, sulla digitalizzazione delle linee di produzione, sull'inserimento di nuovi macchinari con la 4.0 e siamo andati sempre oltre per cercare, e cercheremo di andare sempre oltre, per arrivare a raggiungere sempre l'eccellenza. Dietro le nostre spalle e vediamo le Figital, il progetto rivoluzionario che abbiamo presentato nell'edizione precedente di Venditalia, oggi qui in una veste più vicina all'ambiente. Siamo riusciti con degli accorgimenti tecnici a raggiungere la classe energetica C sulle macchine del freddo, abbiamo portato dei miglioramenti ancora sulla programmazione delle macchine del caldo e in anteprima la Flessi XL antivandalica, una macchina 10 spirali con l'opportunità di avere anche le due colonne laterali nascoste dietro i sistemi di pagamento eroganti per arrivare a una capacità di 68 bottiglie nelle colonne più tutte le bottiglie che possono essere disposte sui vassoi. Una macchina rinforzata da un punto di vista sia di vetrina grazie a un plexiglass di 6 mm posto sul fronte e una struttura completamente potenziata del cassone e della porta stessa, con anche un nuovo sistema push. Per far fronte comunque alle criticità del mercato di oggi, quindi ai vari costi che stanno schizzando alle stelle e alla difficoltà del gestore di poter partecipare nuovamente alle gare di competizione per i nuovi tender legati ai CAM, legati anche a tanti principi delle dinamiche politiche di mercato, Bianchi Vending lancia la linea Essential. La linea Essential è una linea che offre una tecnologia innovativa perché comunque grazie a un'interfaccia touch comunque lasciamo l'opportunità al gestore di poter interagire con il consumatore finale per proporre vendite promozionali di bundle di prodotti tra caldo e freddo con la combinazione di una macchina Slave, e al suo interno abbiamo una macchina completamente nuova, un prodotto che andiamo a inserire nel nostro portafoglio già ampio prodotto con un'offerta basica di caffè 4 solubili monobicchiere. Questa offerta potrebbe essere ampliata in produzione da noi con anche alcune esigenze particolari dei clienti, perché sapete che noi siamo sempre vicino al gestore e quindi daremo l'opportunità di poter creare un codice personalizzato della macchina anche con la doppia campana o arrivare anche fino a 8 solubili per avere una vastità di ricette importante. Altra novità di quest'anno è il B-Master. Bianchi Vending, per dare la possibilità ai gestori di avere sempre di più il controllo sulle locazioni in questi tempi abbastanza complicati, ha inserito nel suo portafoglio prodotti un sistema Master
con la quale il gestore può collegarsi a tutte le periferiche all'interno del distributore, quindi a tutti i sistemi di pagamento, alla stessa macchina, al touch, e grazie al nostro cloud poter convertire e modificare le ricette all'interno del distributore, nonché l'interfaccia grafica, e applicare i vari aggiornamenti software al distributore e a tutti i sistemi connessi ad esso. Oltretutto presentiamo in maniera esclusiva anche il locker per dei piatti pronti, un modulo che può essere personalizzato con diverse tipologie di cassetti per arrivare da un minimo di 39 a un massimo di 60 pasti completi da poter offrire all'interno delle aziende. Un'interfaccia grafica che garantisce comunque la possibilità di comunicare e spiegare al consumatore quali sono i prodotti al proprio interno e l'opportunità di poter usare tutti i sistemi cashless di pagamento. Un altro prodotto riportato qui a Venditalia è un restyling del Water to Go, un erogatore di acqua liscia e gasata o leggermente effervescente, con dei miglioramenti legati al mondo della sanificazione e anche alle nuove attitudini dei clienti che di solito portano le borracce anche da un litro. Quindi abbiamo ampliato il vano dell'erogazione, il vano ritiro prodotto, per poter inserire anche le caraffe più grandi. Ecco, ora capisco il motivo per il quale tu sei sconvolto e così i volti anche di tutti coloro che collaborano con te e con la dirigenza, per andare a spiegare a tutti quelli che sono venuti qui a visitarvi per richiedere maggiori informazioni su quanto avete presentato. Davvero tanta roba. E non abbiamo finito, perché un'altra novità sempre qui di Venditalia 2024 è il lancio della Coffee Station Solution, un nuovo brand che si andrà ad affiancare a Brasilia per le macchine professionali e a Bianchi Vending per il freestanding tradizionale, con una serie nuova di distributori legati al mondo OCS e dell'hospitality. E noi ne daremo notizia attraverso Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica. Angelo Maria Trabletti, grazie. Grazie Fabio, a te per l'opportunità, e vorrei aggiungere, per chi volesse avere più informazioni, il nostro indirizzo email info@bianchiindustry.com con le due I e la Y finale, dove potete richiedere qualsiasi informazione riguardo tutti i nostri progetti sulla sostenibilità o portafoglio prodotti.